Ciao ragazze, questo pomeriggio video velocissimo sull'applicazione delle polveri a specchio, perla e chrome. Se ne parla spesso nel gruppo e oggi vi faccio vedere velocemente come applicarle. Allora, ho preparato queste tip con base Elite 99, poi un nero sempre di Elite 99, un bluette molto carino, adatto proprio alla stagione che sta arrivando. Di Rosalind del 2712 e un grigio chiaro di Rosalind, sempre abbastanza adatto alla stagione perché non è troppo scuro, quindi può essere benissimo utilizzato fino a primavera inoltrata. E questo qui è il numero, scusate, 46. Ok, allora, quindi base per tutte e tre le tip, due passate di colore. E adesso procediamo a stendere il top, che è questo qui, utilizzo questo di Gigi di Coco, senza dispersione. Ve lo faccio vedere di nuovo, top no wipe, quindi senza dispersione. Perché le polveri, come abbiamo detto più di una volta, vanno applicate esclusivamente su top senza dispersione. Questo perché non sono un'esperta, però dalla reazione del prodotto sembra come se si generasse, diciamo così, una specie di campo elettrico tra la polvere e il top appena catalizzato che attira queste polveri, le fa appiccicare perfettamente senza fare l'effetto brillantino, diciamo, ecco, proprio coprendo la superficie interamente senza neanche sovrapporsi. Quindi questo top lo giudico comunque un discreto no wipe, è piuttosto lucido, però in questo caso non ci servirà la lucentezza, ci serve soprattutto il fatto che sia senza dispersione. Le polveri non si attaccano mai sui top normali con dispersione, o meglio, si attaccano, però l'effetto non è quello desiderato e quindi viene un effetto tipo brillantinato. Allora, procediamo velocemente. Non c'è necessità, insomma, di essere troppo accurati perché è una tip dimostrativa. Ok, mettiamo tutto in lampada per 60 secondi. Senza fare disastri. Ok, intanto vi parlo delle polveri mentre metto via gli smalti, che altrimenti si catalizzano insieme ai colori. Allora, le polveri, io ho lo spacciatore di fiducia che è assolutamente AliExpress, e quindi questa qui è una polvere chrome bellissima sul blu della Born Pretty, è la numero, non si sa, non ho il numero, vabbè, comunque se andate su AliExpress e cercate i prodotti Born Pretty sicuramente lo troverete. È un blu cangiante che dà sul viola, molto bello. Bisogna fare attenzione perché sporca tantissimo. Questo qui è sempre preso da AliExpress, però non ricordo la marca. È un perlato che ho utilizzato già in passato per fare una French. E questo qui invece è sempre di Born Pretty, è una polvere specchio. Tra perlato e polvere specchio non è che ci sia una differenza mostruosa, però questo qui sembra leggermente più forte, diciamo così, come sberluccichio. Allora, io procederò mettendo praticamente la polvere a specchio sul nero, quindi siamo pronti per l'effetto. Prendiamo un pochino di polvere e poi la strofiniamo sopra il top che ha appena finito di catalizzare. Vedete che l'effetto è praticamente super compatto, cosa che non riesce quando invece si utilizza un top con normale dispersione. Ecco qui. Questo è l'effetto che deve venire a specchio. Vedete, più o meno si vede anche la faccia mia dietro, quella allungata. Benissimo, questo quindi lo mettiamo da parte, anzi lo mettiamo qui così lo potete finire di vedere.
chiudiamo la polvere assolutamente perché anche solo respirandoci vicino va ovunque. Poi prendiamo il nostro grigio medio, diciamo così, abbastanza chiaro ma neanche troppo. E io ho preso un altro tamponcino, ci applichiamo la polvere perla. Aspetta che sennò qua mi cade tutto, faccio un bel disastro. Ok. Tra perla e chrome non è che ci sia una differenza mostruosa, uno è un pochettino forse più riflettente rispetto all'altro, questo qui tende un pochino più a avere una iridescenza, diciamo, diversa, però non è che sia fondamentalmente diversissimo, anzi se li mettete vicini sono quasi identici, forse questo qui, quello perlato, riflette leggermente di meno. Comunque, questo è l'effetto specchio, questo è l'effetto perla e adesso facciamo l'effetto cromato con molta attenzione perché, ripeto, sono molto pigmentate queste polveri, quindi strofiniamo pian pianino. Il fondo poi lo decidete voi, potete anche fare un fondo nero oppure potete fare un fondo di un altro colore. Ovviamente questa è una polvere scura, quindi trova il suo migliore impiego in questo tipo con questo tipo di fondi. Se mettete un fondo chiaro si perde un po'. E questo è l'effetto che è stupendo di questa polvere cromata. Adesso cerchiamo di fare meno danni possibile, quindi di sporcare meno possibile perché, ripeto, sono super pigmentate, quindi basta respirarci vicino e ci macchiamo dalla testa ai piedi. Guardate le mie dita, guardate. Ok, adesso procediamo alla sigillatura. Per fare la sigillatura finale va bene tutto, nel senso che una volta applicato la polvere sul top senza dispersione, non è necessario riapplicare il top senza dispersione, può anche essere utilizzato benissimo un top con normale dispersione. Siccome io non ho questo qui dietro adesso che è il GD Coconut Wipe, per facilitarmi la vita utilizzo questo, però ripeto, è il top dove applicare la polvere quello che fa, permette l'effetto. Il top sigillante che utilizzate sopra può essere un top qualsiasi. Quindi con dispersione, senza dispersione, come preferite. Ecco qui la prima unghia fatta, unghia insomma tip. Facciamo anche la seconda. Se volete star sicure, vedete che qui un pochettino si è trasferito un po' di polvere. Utilizzate magari un pennellino pulito per ripetere l'applicazione del top, se utilizzate lo stesso top per altri effetti, perché poi comunque un pochettino di polvere se la porta via. Quindi se utilizzate una polvere cromata come quella che ho utilizzato io, finite per sporcare il pennellino del top e quindi dopo magari quando lo andate ad applicare su altri colori potete trovare qualche piccolo sbaffo, insomma, bluetto di altri colori. Quello che vi dico io è di utilizzare appunto un pennello pulito o un pennello per fare solo le polveri chrome o colorate in genere o anche solo ombrellantinate oppure utilizzate dopo un pennello pulito per dare il top normale. Ecco, l'importante è che non ci sia trasferimento di prodotto perché dopo aver applicato le polveri un pochino queste per forza di cose si spostano. Ok, catalizziamo i nostri 60 secondi, come sempre, quindi una volta tanto farò un video breve, di solito li faccio lunghi, incredibili. Ok, come vi dicevo, approfitto per rimettere un po' a posto le polveri. Io mi servo soprattutto da AliExpress, perché soprattutto per quanto riguarda gli accessori sono imbattibili. I prezzi sono ottimi, soprattutto per chi come noi fa solo sulle proprie unghie e vuole togliersi magari qualche sfizio di poter applicare accessori, water decal, brillantini, polveri, stamping, chi più ne ha più ne metta. AliExpress è una fonte inesauribile di
di prodotti a prezzi veramente contenuti. L'unica cosa, bisogna appunto avere un pochino di pazienza perché i tempi di spedizione sono quelli tipici, insomma, dalla Cina, e accontentiamoci visto che le polveri, questa polvere qui che è una delle più care, l'ho pagata, mi sembra 3 euro, una cosa del genere, ma non di più. Allora, intanto è quasi finito, ecco qui. Abbiamo un po' sporcato mezzo mondo, però perché quella cromo, ripeto, è tremenda. Ecco qui, questo è l'effetto finale e questo è come vengono applicate le polveri. Spero che voi siate un pochino più precisi sulle tip rispetto a me, che sono la solita sporcacciona qua. Grazie a tutte. Ciao ciao!